Luca Argentero e Miriam Catania. Ecco perché hanno divorziato. Quella formata da Luca Argentero e Miriam Catania è stata a lungo una delle coppie più amate della televisione. I due si sono sposati nel 2007 e hanno vissuto il loro amore serenamente fino al 2016, in cui, senza che i fan se lo aspettassero, hanno annunciato il loro divorzio. A distanza di anni, ora emergono ulteriori dettagli sui motivi che hanno spinto la coppia alla separazione. Luca Argentero e Miriam Catania, lei svela la verità sulla separazione. In un'intervista rilasciata a Grazia dalla stessa Miriam Catania, la doppia attrice ha raccontato alcuni retroscena sul divorzio con Luca Argentero e ha anche parlato dei suoi sentimenti. Miriam ha confessato che non le fa piacere definire Argentero come il suo ex. Per lei Luca è stato molto più ed è ancora una delle persone che ha più amato nella vita. Di conseguenza parlare di lui come del suo ex marito è riduttivo. Miriam ha spiegato che il divorzio è stato necessario per evitare che una storia così bella finisse male e che improvvisamente l'amore è diventato stima. Quando lei ha iniziato una relazione con il produttore francese Quintin e successivamente è rimasta incinta, Luca Argentero è stato una delle prime persone a saperlo, poiché, secondo la Catania, meritava di avere la notizia direttamente da lei. Miriam vuole continuare ad averlo nella sua vita e anche se dopo il divorzio pensava che non sarebbe stato possibile restare amica di Luca, ora ogni tanto lo chiama per aggiornarlo sulle cose che succedono nella sua vita. La doppiatrice ha anche confermato che non ci sono stati tradimenti, ma semplicemente il loro amore è finito e si è trasformato in un sentimento diverso. Miriam però ha confermato che per lei Luca resta una persona davvero stupenda. Miriam vuole continuare ad averlo nella sua vita e anche se dopo il divorzio pensava che non sarebbe stato possibile restare amica di Luca, ora ogni tanto lo chiama per aggiornarlo sulle cose che succedono nella sua vita. La doppiatrice ha anche confermato che non ci sono stati tradimenti, ma semplicemente il loro amore è finito e si è trasformato in un sentimento diverso. Miriam però ha confermato che per lei Luca resta una persona davvero stupenda. Luca Argentero e Miriam Catania, l'amore con i nuovi partner. Ora, dopo 4 anni dal momento del divorzio, sia Miriam Catania che Luca Argentero hanno trovato l'amore. Entrambi un anno dopo la separazione hanno conosciuto quelli che sarebbero stati i loro partner. Luca ha conosciuto sul set di Vacanza ai Caraibi la sua attuale compagna Cristina Marino, da cui ha avuto il 20 maggio la loro primogenita. I due sono felicissimi insieme e vale lo stesso per Miriam, che al settimanale Vero ha raccontato i dettagli del suo rapporto con Quintin. La Catania ha definito il suo attuale compagno bellissimo e molto geloso, ma d'altronde anche lei è una persona gelosa e crede che questo sia un segno d'amore. Al momento Quintin è imprenditore, ma è anche produttore ed è laureato in cinema, quindi sa apprezzare il lavoro che Miriam svolge. La doppiatrice sperava di non trovare un nuovo amore sul set e in effetti è stato così, e ora è felicissima al fianco del suo compagno. Il 13 maggio del 2017 è nato anche il loro primo figlio e Miriam non nasconde in diverse interviste la sua intenzione di avere in futuro altri figli. Insomma, dopo un divorzio abbastanza sereno per Argentero e Catania, l'amore è tornato e anche i loro primogeniti. Che cosa ne pensate? Vi piacevano Miriam e Luca insieme o siete felici di vederli al fianco dei loro nuovi compagni? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!